Siamo in collegamento con il sindaco di Montemesola, Vito Punzi, che avevamo già ascoltato, stranamente e non volendo forse, prima che si verificasse questa pandemia, caro Vito. Forse non prevedevamo quelli che poi sarebbero stati gli sviluppi successivi, e che avrebbero visto proprio i sindaci in prima linea in quella che appunto è questa pandemia, questa epidemia di coronavirus. Come sindaco di Montemesola, alcuni sindaci hanno fatto rilevare, come dire, un'assenza da parte dell'ente centrale, non mi verrebbe da dire il governo. Lei come sindaco, che cosa si sente di dire in questa situazione? Ma innanzitutto buonasera, buonasera a tutti. Grazie per questa opportunità a lei e alla sua web TV. Intanto da istituzione non mi verrebbe da fare nessuna considerazione oggi rispetto né al governo centrale né rispetto ai vari governi locali, i miei colleghi sindaci, la provincia e la regione. In questo momento siamo chiamati tutti ad un atteggiamento istituzionale degno di farsi chiamare tale. Quindi tutte le misure, secondo me, che stanno mettendo in campo il governo meritano attenzione. Certamente siamo tutti bravi all'indomani dell'emanazione, scusate, di un decreto piuttosto che di un provvedimento, piuttosto che delle forme di aiuto ai cittadini o alle società, alle partite IVA, eccetera. È facile per noi trovare delle critiche, trovare degli spunti diversi da quelli che sono poi i provvedimenti che si emanano. Ma questo io ritengo che vada fatto. Non in questo momento. In questo momento dobbiamo parlare di cose concrete, dobbiamo essere da supporto, dobbiamo un attimino avere un atteggiamento di grande senso di responsabilità, di rispetto innanzitutto per l'intero sistema che in questo momento tutto vuole ascoltare tranne che le beghe politiche. Quindi intanto accogliamo in qualche modo le misure che stanno tirando fuori tutti i giorni, perché poi questi esseri umani come noi sono in prima linea come noi e noi ci rendiamo conto, noi sindaci ci rendiamo conto che tutti i giorni stiamo facendo qualcosa o cerchiamo di fare qualcosa per il proprio paese, per la propria cittadina, per i propri cittadini, ma ci rendiamo conto che anche noi sbagliamo. Quindi voglio dire, oggi è il momento dell'essere sempre attenti sicuramente a sbagliare meno, ma soprattutto a controllare le emozioni politiche, lasciami passare il termine, rispetto in questo caso alle decisioni del governo. Quindi andiamo nel locale, in quello che poi, come dire, è la gestione tua come sindaco. Oltre a quelli stabiliti dal governo, hai adottato dei provvedimenti, più mirati nel tuo territorio? Sì, io non ho, diciamo, la bacchetta magica come sicuramente neanche i miei colleghi ce l'hanno. Certamente racimolato qualche soldo innanzitutto per acquistare delle mascherine usa e getta che abbiamo distribuito gratuitamente a tutta la popolazione. Sto però lavorando tutti i giorni insieme ai volontari della Protezione Civile e alle associazioni che hanno aderito ad una serie di iniziative che stiamo proponendo, e io credo che questo sia proprio il punto forte di questo comune che mi danno la possibilità veramente di realizzare tante cose, tanti servizi per i propri cittadini. Devo dire che sta funzionando tutto alla perfezione perché ho veramente personalmente
verificato tutti i giorni le varie operazioni che gli uomini della Protezione Civile, tutti i volontari, stanno sbrigando ogni giorno. Tenga conto che abbiamo fatto partire ancor prima del provvedimento sui buoni spesa, dei buoni spesa, avevamo già fatto partire e questo dopo le riunioni che teniamo tutti i giorni del COC, dove io nel COC tra l'altro ho anche inserito il parroco del comune di Montemesola, che ci sta dando una mano in tutti i sensi. E ho ritenuto opportuno inserirlo perché oltre ai consigli e all'aiuto che ci sta dando fattivo, ritengo che in questo momento vicino a noi ci sia una figura che quando ne abbiamo bisogno, e le posso garantire che durante il giorno tante volte ci troviamo di fronte a situazioni esasperate, abbiamo bisogno di una figura che ci dia un minimo di conforto. Detto questo, stavamo dicendo, abbiamo fatto partire la raccolta alimentare dei generi di prima necessità attraverso la sensibilizzazione dei nostri cittadini allorquando insomma si portano a fare la spesa nei nostri esercizi la possibilità di donare una spesa per la gente più bisognosa. La risposta dei cittadini è incredibile. Abbiamo raccolto in pochissimi giorni quantità esagerate di alimenti. Stiamo fornendo addirittura ai nostri cittadini più bisognosi forniture per un fabbisogno di almeno un mese famiglia. Ritengo che sia questa una grande cosa, più di un bilancio con un avanzo di non so quanti euro. Ritengo che sia un risultato veramente meraviglioso. E questo vuol dire tanto, perché poi alcuni provvedimenti, se lei avrà, anzi sicuramente avrà notato, come quello dei buoni spesa, l'altro regionale che ha emanato il presidente della Regione Puglia, che riguardo il rifinanziamento dei RED, dei REI, insomma, sono tutte misure che vanno nella direzione dell'aiuto ai più bisognosi, chiaramente, perché questa situazione sta mettendo in ginocchio diverse famiglie. E poi abbiamo anche il servizio di pronto spesa, pronto farmaco, spesa protetta, l'abbiamo chiamata questo servizio, che ci consente di far uscire il meno possibile la gente di casa, dalle proprie abitazioni. Ed è questo il risultato che dobbiamo ottenere tutti quanti. Cioè, noi dobbiamo mettere nelle condizioni che i nostri concittadini, i nostri cittadini devono uscire meno possibile, cioè è l'unico modo per combattere questo nemico invisibile, rimanendo protetti all'interno delle mura della propria casa. Solo in questo modo possiamo tentare di contenere la diffusione di questo maledetto virus. Quindi noi andiamo a fare la spesa a chiunque ne faccia richiesta, andiamo a consegnare i farmaci a chiunque ne faccia richiesta e ritengo che siano servizi indispensabili. Ho comunicato stasera anche attraverso la mia pagina Facebook che finalmente avevamo annunciato di attivare due servizi che si chiamano assistenza legale e assistenza psicologica. Finalmente, dopo il giro di consultazioni che ho avuto con i professionisti che hanno aderito in maniera volontaria, chiaramente, domani mattina, dopo gli ultimi dettagli, nella giornata di domani tireremo fuori appunto i criteri di come saranno utilizzati questi due servizi, li pubblicherò con tutti i mezzi di diffusione, anzi mi farà piacere se anche lei vorrà ritornare Certo, certo. a sentirmi per Ci comunicare mancherebbe, siamo anche qui attraverso la apposta. sua importante, appunto, il suo importante mezzo di diffusione, questi due servizi. E, insomma, le attività sono frenetiche. Io sono rientrato da poco a casa, sono distrutto e si nota dal mio volto e sento la stanchezza addosso, ma non posso permettermi il lusso, io di rimanere a casa, ma l'invito ai miei cittadini io lo faccio ogni sera, restate a casa perché per il resto ci pensiamo tutto noi. Mi sembra doveroso intanto far capire che cos'è il COC, perché magari
che si Sì, ascoltano un ha sacco, credo. ragione, ha ragione. Il COC è il centro operativo comunale. Tutti i colleghi, tutti i comuni devono attivare con un'ordinanza. Il presidente del centro operativo comunale, come se non bastasse il sindaco, quindi oltre alle sue responsabilità ne ha sempre di più, ma è giusto che sia così. Ed è appunto chiamiamolo così, mi faccia passare il termine, un comitato nel quale si attivano, si discutono, si pensano, si fanno tante considerazioni e si relaziona e ci si confronta riguardo l'argomento fondamentale che è l'emergenza, no? Che è quella di un'emergenza, come in questo caso l'emergenza coronavirus. Quindi lì dentro si discutono tutte le varie fasi che si sono decisi magari il giorno prima e che se ne decideranno ancora in fase di attuazione, quelle da emettere e quant'altro. Io ne faccio tesoro di questo strumento perché è un momento di confronto continuo, perché io dentro ci chiamo anche puntualmente i carabinieri della stazione del comune di Montemesola, che operati comunque di lavoro quando possono, almeno uno in rappresentanza è presente, chiaramente l'architetto, il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, una segretaria, il parroco, i vigili urbani, insomma, è uno strumento necessario, soprattutto di confronto, perché il confronto è alla base di tutte le decisioni importanti, insomma. E ha parlato della sezione dei carabinieri, quindi la disponibilità dei carabinieri di Montemesolo e comunque delle forze dell'ordine a No, guardi. Guardi. controllare il territorio. Si sono verificati casi di gente, come dire, che è contravvenuta alle disposizioni di legge? Ma sì, come in tutti i paesi, anche qui a Montemesolo abbiamo avuto qualche caso prontamente rilevato e ci sono stati, mi sembra, 4-5 verbali accertati e poi tutta una serie comunque di fermi, di posti di blocco e quant'altro. Ma indipendentemente dal fatto che, ahimè, i casi ci sono ovunque, la cosa che va sottolineata è che sto vedendo, e ringrazio pubblicamente il questore, la prefettura, per i servizi che hanno messo in campo. Cioè, noi abbiamo a Montemesola, ma credo in tutti i paesi, ogni giorno la presenza delle forze dell'ordine, ogni giorno, in maniera distribuita, direi anche molto bene, e quindi io mi sento ancora più sicuro. Tra l'altro sono molto collaborativi, sono uomini eccezionali, sono persone che rischiano la vita tutti i giorni, e onore a loro. Sindaco, lei oltre ad essere sindaco di Montemesola è anche presidente dell'Unione dei Comuni di Montedoro. Quali Sì. iniziative avete messo in cantiere, come Unione? Allora, ascolti, tenga conto che chiaramente in questo periodo le attività, soprattutto di una certa, come dire, difficoltà, scusate il gioco di parole, di questo periodo è quasi del tutto difficile tenerle. Tenga conto che l'Unione dei Comuni Montedoro ha 9 paesi che la compongono. Ciononostante, proprio in questi giorni, per esempio, riguardo al mettere insieme i criteri per l'assegnazione dei buoni spesa, sia il segretario dell'Unione dei Comuni, chiaramente sollecitata anche da me, ma aveva già provveduto, insomma, ha buttato giù una bozza che possa essere presa magari in considerazione da tutti e 9 i paesi, che era un po' sulla falsa riga di quello che ha fatto anche il presidente della provincia, Giovanni Gugliotti, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Merucci, che confrontandosi con il prefetto, hanno cercato di mettere su dei criteri che siano più o meno uguali per tutti i paesi della provincia di Taranto, Taranto compresa, perché poi non si dica, che, come può capitare, che uno ha fatto una cosa rispetto a un'altra, uno è bravo e l'altro è ciuccio. Cioè, qui stiamo parlando di alcuni provvedimenti che
devono essenzialmente guardare alle fasce più deboli. Quindi è chiaro che stiamo cercando di uniformare insomma, i criteri. Poi è chiaro che in gioco ci sono alcune peculiarità dei territori che non possono non essere tenuti in considerazione. Quindi, in linea di massima, sono più o meno queste le attività che si possono fare o attraverso l'Unione, addirittura la provincia, per cercare di coadiuvarci. Le altre in questo momento mi sembra molto, molto difficile perché sa benissimo che sono attivi nei vari comuni anche per l'Unione lo svolgimento del lavoro facile, no? Quindi io stesso ho chiaramente adottato, come tutti quanti, questo provvedimento per consentire il lavoro da casa ai dipendenti comunali e ai dipendenti dell'Unione dei Comuni Montedoro. Sindaco, nel suo territorio esistono diverse realtà produttive. Come si è regolato nei confronti di queste attività produttive? Sono in attività, hanno messo in cassa integrazione, si sono posti problemi occupazionali? Ma guardi, è chiaro che le attività produttive stanno rispettando quelli che sono i disposti normativi degli ultimi DPCM. Quindi è normale che le aziende, in base alle loro, come dire, strutture societarie, hanno dovuto prendere anche dei provvedimenti e adottare delle misure consentite oggi. Devo dire che è un po' diffusa quest'area di sconforto, ma questo è normale perché stiamo vivendo un periodo molto delicato e l'incertezza è quella che serpeggia, diciamo così, più di ogni altra cosa. Le aziende sono in sofferenza e chiaramente i dipendenti di conseguenza non hanno più quella certezza che forse fino a qualche tempo fa avevano. Un ruolo importante chiaramente in questo caso lo gioca sicuramente il governo centrale e noi anche qui dobbiamo cercare di fare squadra perché questa è una guerra mondiale che ha coinvolto tutti, indistintamente tutti, e se ci sarà un reset, chiaramente sarà un reset totale. Quindi bisogna prepararsi, iniziare a pensare non solo a quelle che sono tutte le attività per combattere la diffusione di questo maledetto virus, ma è chiaro che dobbiamo avere la forza di reagire e di pensare che a cosa accadrà tra non molto. Quindi non possiamo trascurare appunto tutto il sistema economico, pertanto, anche se molto difficile, dobbiamo iniziare a pensare al futuro delle nostre società, delle nostre aziende. È un po' come, non so se ha seguito, anzi sicuramente, l'accaduto, cioè ciò che avviene all'interno dello stabilimento Certo, ArcelorMittal. Che è sì. come se, appunto, come se non bastasse, è arrivato anche il caso positivo all'interno dello stabilimento. Insomma, noi abbiamo certamente bisogno di alcune certezze. E se fino a qualche tempo fa si continuava a parlare dello stabilimento chiuso e aperto, io ritengo che è arrivato il momento di fare fronte comune perché si possa dire ad ArcelorMittal che se vuole continuare in un prossimo futuro a produrre a Taranto o si adegua e velocemente nel rispetto dell'ambiente, del diritto al lavoro sicuramente, ma soprattutto del nostro territorio, altrimenti farebbe bene a pensare subito a fare le valigie e andare via. Al termine di questa conversazione, sindaco, andrà tutto bene? Al termine di questa conversazione io ritengo che noi dobbiamo pensare positivo, cioè non possiamo oggi, soprattutto a partire da noi, piangersi addosso. Purtroppo quello che sta accadendo è un qualcosa che non potevamo preventivare. Io credo che l'Italia sia un paese molto forte. Ha la possibilità di rialzarsi velocemente,
La cosa che non potrò assolutamente concepire ed essere d'accordo, mi troverà sempre dall'altra parte, fare barricate politiche in questo momento di grande senso del dovere dell'istituzione. Quindi io sono fiducioso, nel senso che sicuramente avremo tantissime difficoltà, e allora lasciamo lo spazio alla politica quando arriveremo al periodo delle elezioni. Ma nel frattempo diamo spazio al buon senso perché si possa quanto prima riprendere il cammino sereno. Bene, allora ringraziamo Vito Punzi, sindaco di Montemesola, per questa sua disponibilità. Lo abbiamo rincorso veramente da qualche giorno perché veramente è impegnato, come dire, potremmo dire quasi Sì, non 24 ore su 24 per può quello dire. che è il compito appunto di un sindaco. Lo ringraziamo per questa disponibilità con la promessa di risentirci quanto prima per aggiornamenti e speriamo veramente che prima o poi questa brutta storia del coronavirus finisca. Buonasera, sindaco. Grazie a voi e buonasera, risentirci quanto prima.